Buongiorno ragazzi, oggi sono molto emozionato perché è arrivato il caffè che ho ordinato circa una settimana fa. L'ho ordinato su Lazada, che è un Amazon filippino, diciamo. E questo è un caffè speciale perché è il caffè, uno dei caffè più cari al mondo. Il caffè si chiama Civet Coffee, o si può chiamare anche Kopi Luwak in indonesiano, che Kopi sta per caffè. Luwak è la civetta delle palme, che praticamente cosa fa? Mangia le bacche di caffè, le digerisce parzialmente, poi vengono defecate e il produttore di questo caffè prende le bacche defecate, le pulisce, le tosta e poi le vende a un prezzo molto alto. Dopo vi dirò il prezzo a fine di questo video. Allora, io non l'ho ancora aperto, sto aspettando questo momento di aprirlo con voi. E questo caffè è stato scoperto in Indonesia e nel 1900, da quando l'Indonesia era sotto il dominio olandese. E cosa hanno fatto? Gli indonesiani producevano il caffè per l'Olanda, o sotto il dominio olandese, e non volevano gli olandesi che loro consumassero il caffè, il prodotto che coltivavano. E allora cosa hanno fatto? Siccome c'erano tanti di questi animali, gli indonesiani prendevano le bacche digerite da questi animali, defecate, e le pulivano e le bevevano. Dopodiché gli olandesi hanno visto che era buono, l'hanno provato anche loro, gli è piaciuto, e quindi questa cosa, la notizia si è sparsa, e in poco tempo questo caffè ha fatto il giro del mondo. Qui è venduto a un prezzo abbastanza basso, ma nel resto del mondo è molto più alto che qua. Allora, adesso lo apro e andiamo a vedere subito che caffè com'è. Intanto l'odore si può già sentire, e non è odore di merda, diciamo, ma odore di caffè forte. Ok, lo apro. Ecco, un sacchettino normale, con scritto Civet Coffee. Ok, intanto ho aperto la scatola. Qua sopra c'è scritto in inglese: "Consider by coffee enthusiast, sono entusiasti di questo caffè, il miglior caffè del mondo, e ne viene prodotto solo 5 kg, ne vengono prodotti solo 5 kg ogni mese". Quindi c'è scritto questo sul pacchetto. Adesso lo apro, qua si può sentire l'odore del caffè. Ma è proprio perché sono i buchi apposta per sentire, no? Classico caffè da macinare. Io ho anche il macina caffè, questo qua. Dopo lo macinerò e vediamo subito. Intanto vado a prendere la forbice. Ecco qua. Adesso lo apro col coltello. Voglio rovinare troppo il sacchetto. Andiamo a vederlo. Oh. Avviciniamo la telecamera, vediamo dentro com'è. Ecco qua. Caffè. Praticamente è uguale al caffè nostro. Sono chicchi di caffè, veramente sono stati mangiati e digeriti? Non lo so. Sembra proprio uguale. Sembra uguale, però proprio perché loro mangiano solo il frutto, queste civette mangiano solo le bacche, e poi dentro c'è il caffè, quindi viene proprio il caffè è sempre uguale alla fine, devono essere pulite, tostate, e viene fuori questo caffè. Quindi è giusto che assomiglia al caffè proprio, non c'è nulla di sbagliato, diciamo. Adesso lo prepariamo ragazzi, ce lo beviamo, assaggiamo com'è. Facciamo una bella dose, vediamo. Intanto lo metto qua dentro. Ecco, caffè macinato. Sto a fare casino che costa tanto questo caffè, non perdiamo neanche un chicco. Ecco qua.
Maciniamo bene. Ok, macinato perfettamente. Questo frullatore è pazzesco, è bellissimo. Ecco qua, intanto il colore è un po' chiaro. Ecco qua, l'odore è proprio caffè tostato, si sente che è stato tostato, forse un po' di più degli altri, non lo so, questo non lo so, però sa un po' di tostatura, ecco, si sente. E adesso lo metto nella macchina del caffè. Ok, lo mettiamo dentro direttamente da qua. Ci facciamo un buon caffè alla napoletana. Questo caffè speciale. Questo caffè, ricordiamo, viene prodotto in Filippine, Indonesia, Malesia, Vietnam. Insomma, dove tutti questi animaletti vivono, nei posti caldi asiatici. Mettiamo un po'. Facciamo un buon caffè. Queste civette sono delle specie di topi giganti, molto carini. E infatti prima, appena è stato inventato questo caffè, scoperto, questi animaletti venivano messi rinchiusi in gabbie e per e fatti mangiare a forza il caffè per produrlo. Però poi hanno tolto questo metodo e adesso vengono controllati, diciamo, questi allevamenti di civette. E tra l'altro ce n'è una qui nelle Filippine, però è proprio giù al sud, estremo sud delle Filippine. Io sono al nord e adesso non posso viaggiare, ma un giorno andrò lì giusto per vedere questa cosa qui, per vedere come lo producono. Ok, allora il caffè l'ho messo in questa fornello, aspettiamo che esca e via. Ecco che sta arrivando il caffè, sta uscendo piano piano, una cottura lenta. Ecco qua. L'odore è buonissimo, sa proprio di... si sente qualcosa... caffè proprio pregiato, sembra. Wow, eccolo qua. Facciamo uscire tutto. Ok, basta. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo che si tranquillizzi e lo mettiamo nella tazzina. Eccolo qua. Caffè paura e panico. Mettiamolo nella tazzina. Il colore è un po' chiaro. L'acqua è giusta, quella che ho messo dentro, anche la quantità, è proprio il colore così leggermente più chiaro. Ma ho messo tanto caffè io, non è che l'ho messo poco. Anche l'acqua è giusta. Ok, adesso facciamo la prova, lo assaggerò un po' senza lo zucchero, un po' con lo zucchero. E vediamo un po' subito com'è. Vediamo. Adesso è caldissimo il mio ustione. Aspettate. Aspettare. Meglio raffreddarlo un po'. Eccolo qua. È un caffè. Leggermente si sente che è tostato. Il caffè è molto tostato, sa un po' di bruciato, si sente la tostatura, un po' amarognolo,
amaro sicuro, perché è un caffè. Adesso ci mettiamo dentro lo zucchero, che io, a me piace bere un po' con lo zucchero. Tra l'altro questo qua è uno zucchero che producono qua a Tagaytay sempre, questo qua, zucchero di Moscovado, non di canna. Prima o poi andrò a vedere anche come lo fanno. Ecco qua, ho messo 5 pezzi di Moscovado, giro. Intanto ho letto il perché questo caffè è molto rinnovato, perché quando viene mangiato dalle civette, e le civette, digerendolo parzialmente, cosa fanno? Diminuiscono l'acidità del caffè e lo rendono anche più digeribile, quindi lo senti meno sullo stomaco, brucia meno, non so, fa anche male un po' il caffè, magari al fegato, e diventa più facile da digerire, perché l'hanno già digerito loro. Buon caffè, ragazzi. Beh, il caffè non è così diverso dagli altri, solo sta nella digeribilità del prodotto e poi come l'hanno fatto, come viene fatto. Ecco, con lo zucchero a me piace un po' di più, è buono, scende bene e secondo me anche dopo sentirò meno l'acidità, si sente meno, quando scende magari sullo stomaco lo senti meno. Non male ragazzi, è stata una bella esperienza, meno male. Adesso io ho preso questi 200, adesso vi dico il prezzo, ho preso 250 grammi, questi qua, li ho pagati 1200 peso, che sarebbero 21 euro, quindi vi dico il prezzo al chilo, sono al chilo vengono 84 euro, questo caffè 84 euro al chilo. In altri paesi è venduto anche al doppio, per esempio in America. E per farvi un esempio, un caffè italiano costa sui 22 euro al chilo, questo qua viene 84. Va bene ragazzi, adesso mi finisco sto caffè, sono felice, una bella esperienza e alla prossima. Ciao ragazzi, e ricordatevi di mettere un bel like, di commentare se riuscite questo video e di iscrivervi al canale, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!